Siamo arrivati all'ultima giornata di campionato. Buon pomeriggio, amici telespettatori, tifosi della Calpazio, sportivi che ci seguite in generale. Immagini in diretta dal tenente Vaudano. Dicevo, ultima giornata del campionato, dentro fuori per la Calpazio, un punto di vantaggio sulla zona playout e la necessità di vincere a tutti i costi la partita contro una squadra, il Gifonese Casali, che ha chiuso il campionato al settimo posto, non ha più nulla da dire dopo un buon campionato, soprattutto nel girone d'andata, poi una fase discendente nel girone di ritorno che l'ha portata fuori dalla zona playout. Apertura laterale per Ciornei, ancora Maiese in posizione di interno. Ancora bella la traccia per Ciornei, ha un po' di spazio, alza una palla forse inutile. Monzo, si può girare, il tiro è alto. De Mattia, chiusura da parte dei centrali, palla al centro, il colpo di testa, palo. Oggi è la partita in cui Maiese... Bravo, Masocco, andiamo in diretta, Masocco. Andiamo, si allarga, Davella, Davella entra in area, posizione Davella per la verità, il tiro, gol! E Peppe si mette il suo e la Calpazio in vantaggio. La palla per il numero 8, ancora Monzo, bella giocata. Bellissimo. Di Margiotta, la palla è buona, Ciornei, il tiro, Volzone, la palla rimane lì, Volzone, colpo di testa, palla buona, l'arbitro dice che non c'è nulla. Di Fino per De Mattia, palla centrale, boffa, fa la sponda. De Mattia, boffa, pallone d'oro. E Kappaman! Pallone parato dal super Kappaman. Gifoni tra l'altro c'ha uomini importanti in panchina. Comunque, guardate Maiese, che è tra i migliori del primo tempo. Palla a Masocco, potrebbe girarsi, Iuri. Cerca il tiro, fuori di un nulla. Sarebbe l'avversaria, veramente, da Arachiri quello che è successo a Sabri. Margiò, grande bello. Palla, Margiotta. Mamma. No, no, ragazzi. Bisogna anche i playoff. Come andranno? Attenzione. Adesso la Calpazio prova a giocare. E al tiro fuori. Mamma mia, di nulla ancora Rekic. Comunque ancora palla centrale di Lasso. Secondo palo dello Russo. Palo! Incredibile. 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 Ancora Battipaglia. Attenzione, esce il portiere. Ciabatta. Masocco, la porta vuota. Ciabatta di Masocco. Pallo mette di Masocco. Rete! E Masocco con un gioiello chiude il campionato in bellezza della Calpazio e salva la squadra cilentana dopo l'errore firmato Battipaglia a Zarra dai 2007. Masocco sigilla la partita e la Calpazio può festeggiare la salvezza. E finisce anche qui invece la Calpazio, tra l'esultanza di un bel pubblico arrivato oggi a Capaccio, si salva. Santo Sosso aggiunge un altro risultato, un altro traguardo a un suo palmarès che già ovviamente è ricco di soddisfazioni.